saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per scegliere le partite sulla quale scommettere. Questo metodo servirà a darci un aiuto per identificare le partite che potranno terminare con l'under 3,5. Ma iniziamo con il nostro esempio pratico per capire come fare per individuare le partite da inserire nella nostra schedina. Per prima cosa andiamo in statistiche. Il consiglio che posso darvi è quello di analizzare gli ultimi incontri disputati sia della squadra di casa che della squadra ospite, assegnando 0 punti se la squadra non ha segnato nessun gol, assegnando 1 punto se la squadra ha segnato un gol e assegnando 2 punti se la squadra ha segnato 2 o più gol. E visto che il sito ci propone le ultime 5 partite che hanno disputato le due squadre, il valore che dovremmo cercare di non superare è proprio 5, sia per la squadra di casa che per la squadra ospite. Se superiamo il valore 5, scarteremo la partita e passeremo avanti. Ma eseguiamo praticamente questo metodo per capire come procedere nell'analisi della partita. Andiamo in statistiche. Analizziamo la squadra di casa. Nell'ultima partita ha fatto un gol, dunque un punto. Nella seconda 0 gol, dunque 0 punti, restiamo a 1. Nella terza ha fatto un gol e stiamo a 2. Nella quarta ha fatto un gol e stiamo a 3. Nella quinta ha fatto un gol e stiamo a 4. La squadra ospite invece, nell'ultima partita 0 gol e stiamo a 0, nella seconda 0 gol e stiamo ancora a 0, nella terza 0 gol e stiamo ancora a 0, nella quarta ha fatto un gol e stiamo a 1, nella quinta ha fatto un gol e stiamo a 2. Dunque anche la squadra ospite non ha superato il valore 5 e questa partita è idonea per la nostra schedina e la andiamo ad inserire. Andiamo avanti. In quest'altra abbiamo che la squadra di casa nell'ultima partita ha fatto 0 gol, dunque 0, nella seconda ha fatto 2 gol, dunque 2, nella terza 1 gol e stiamo a 3, nella quarta 0 gol e stiamo a 3, nella quinta 0 gol e stiamo a 3. Analizziamo la squadra ospite. Nell'ultima partita ha fatto 3 gol, dunque aggiungiamo 2 punti. Nella seconda partita ha fatto 4 gol, aggiungiamo altri 2 punti e siamo a 4. Nella terza ha fatto 2 gol, aggiungiamo altri 2 punti e siamo a 6. Nella quarta ha fatto 3 gol, aggiungiamo altri 2 punti e siamo a 8. Nell'ultima ha fatto 1 gol, aggiungiamo 1 punto e siamo a 9. Dunque la squadra ospite non rispecchia i parametri che abbiamo prestabilito e dunque scartiamo questa partita e andiamo avanti. Naturalmente questo metodo lo ripeterò per le partite successive fino a quando non troverò il numero sufficiente di partite che serviranno per completare la mia schedina. Spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!